Presidente Salvatore Martinez, nonostante la pandemia, però questa ottava edizione siamo riusciti a realizzarla. È stata una grandissima festa Rebibbia, un momento di musica, di fratellanza e di buon cibo che ha unito veramente tutti e portato gioia a queste ritenute. Sì, nonostante le limitazioni, si potrebbe dire, siamo andati oltre i nostri limiti. La preparazione è stata davvero molto laboriosa, ancora alla fine delle defezioni, delle cancellazioni, degli ostacoli, ma l'amore vince e quando ci si ostina nel fare il bene vince il male. Ancora una volta i pranzi di Natale, l'altra cucina, dimostrano che il nostro cuore non è alle strette, non è prigioniero anche del male, della paura che il Covid ha generato. E la gioia di queste donne, superiore alle altre edizioni, e l'armonia che si è determinata, superiore alle altre edizioni, ci dicono che questa edizione del 2021 è stata un grande dono. Per noi, ancora prima, e poi per questa casa. Questa è una casa. Il Natale deve parlare di una casa, deve parlare di una famiglia. E dunque, quando questi valori si possono riscrivere e ridire, allora è davvero Natale. E credo che in questo senso questa edizione renda giustizia della bontà, della novità dell'iniziativa. Però non è un'iniziativa che finisce solo qua, è solo per Natale. Ci sono dei progetti permanenti che sono stati presentati, due iniziative nazionali, il progetto Auxilium, giunto alla terza edizione, e un progetto per il reinserimento dei detenuti. Ecco, a significare che oltre le feste ci sono 365 giorni, insomma, da vivere a sostegno dei detenuti e delle loro famiglie. Sì, perché un bambino che nasce non può morire, il Natale non può essere un giorno. Natale è uno stile di vita, se stiamo sempre dalla parte della vita, e allora bisogna preoccuparsi anche di quella che si denomina la giustizia riparativa, cioè in che modo è possibile riparare al male, e non farsi giustizia, ma fare credito alla giustizia. Allora queste due iniziative guardano sostanzialmente una alle povertà, un'altra alle ricchezze. Quale guarda alla povertà? Auxilium, la parola aiuto. Quindi vogliamo aiutare le famiglie che vivono nell'indigenza, famiglie dove ci sono figli disabili, famiglie di detenuti che non possono provvedere alle cure mediche, alle cure specialistiche. E dunque ce ne prendiamo cura noi con un bando nazionale a cui queste famiglie possono partecipare. E poi dicevo invece dove vogliamo guardare alle ricchezze, ricchezze spesso negate, sono i talenti, le abilità di tanti detenuti, di tante detenute. E dunque abbiamo immaginato questo progetto per chef, per sommelier o guardando alla filiera della ristorazione per tutti coloro che possono svolgere un servizio. Un progetto che si giocherà su due tempi, un primo tempo dentro il carcere con il rilascio di un attestato e il secondo tempo all'esterno con un reinserimento programmato in strutture ricettive di ristorazione, grazie appunto all'aiuto degli chef e di questa catena di ristorazione che si metterà a servizio del mondo penitenziario. In chiusura, oggi parliamo da Rebibbia, ma ovviamente questa iniziativa ha preso corpo anche in altre tre carceri, quindi ecco, uno sguardo nazionale, un pensiero anche agli altri istituti che contemporaneamente hanno vissuto assieme a noi i pranzi d'amore. Certamente, erano 8 in origine, poi soltanto 4 hanno potuto realizzare il pranzo di Natale stellato e in un caso Ivrea con alcune difficoltà sopraggiunte proprio a causa del Covid. Quindi ad Ivrea, a Cagliari, a Milano Opera e a Roma Rebibbia Femminile circa 600 persone hanno goduto di questi pranzi di Natale e dunque il grazie va certamente all'amministrazione penitenziaria, a direttori, direttrici assai sensibili che hanno permesso e questa iniziativa, ma certamente ai volontari splendidi, ai tecnici che hanno assicurato un ottimo audio e dunque le performance artistiche, agli speciali artisti, attori, musicisti e agli chef. Non si può parlare di cucina se non ci sono degli chef stellati con le loro brigate. Dunque un grande concorso di volontà e quest'anno 4 carceri che ne hanno potuto beneficiare. Speriamo evidentemente col prossimo anno di poter incrementare questo numero. Nel 2019 erano state 12 le carceri, poi nel 20 la Stasi e siamo ripartite con 4, ma un ottimo auspicio.
è proprio sapere, vedere che nonostante il Covid si può andare avanti e si può ancora fare credito alla speranza.